si svolgerà questa serata? Buon pomeriggio, ciao e grazie per averci voluto qui. No, stasera naturalmente saremo in collegamento su Rete 8 e su tutti i canali nostri di Wall Street Italia, quindi saremo praticamente a coprire questo evento da Piazza del Plebiscito a Castelvetrano, una piazza rifatta dopo 25 anni. Sono passati 5 lustri dal momento in cui il Castelvetrano, allora di Gabriele Gravina, atterrò e approdò in serie B. Proprio qualche settimana fa, 2 settimane fa, lo stesso Gabriele Gravina, come presidente della nazionale di calcio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ha vinto l'Europeo con la nazionale. Sono passati 25 anni, ma le caratteristiche peculiari di questo straordinario personaggio, che è un personaggio straordinario sia nel mondo dello sport, sia nel mondo dell'impresa privata, sia nel mondo della politica legata allo sport, perché tali sono stati i suoi successi in ognuno di questi settori che vale la pena raccontarli. E questa sera lo faremo proprio in piazza, avremo circa 300 persone dal vivo, perché poi con tutto quello che riguarda il tema Covid, naturalmente anche le presenze in piazza saranno un pochino contingentate, ma ci sarete voi in qualche modo a dare manforte a quello che faremo noi in live da Piazza del Plebiscito di Casteldisangro, dove avremo un po' la capitalizzazione di tutti questi, di questi 25 anni e soprattutto le prospettive future, perché come dicevo, l'evento di 25 anni fa ormai fa parte del passato e non bisogna legarsi troppo al passato, sono ricordi belli ma vanno presi per quello che sono. Il campionato europeo purtroppo fa parte del passato anche quello, c'è da guardare addirittura già ai campionati del mondo dell'anno prossimo e questa nazionale ha tutte le carte in regola per poter far bene, ma noi questa sera vogliamo raccontare una bella storia italiana, come spesso e volentieri cerco di fare, al di là dello sport, al di là dei successi. Gravina è un personaggio che io non definirei un eroe, è una persona straordinariamente normale che però sa scegliere bene i suoi collaboratori, sa scegliere gli uomini con cui collaborare, sa far bene le cose. Ecco, questo è un paese che ha bisogno di tante persone come lui che facciano bene le cose in un momento di difficoltà come questo. Non dimentichiamo quello che è successo un anno fa, era solo contro tutti, no? Nel mettersi in discussione per far riprendere un campionato di calcio che era stato sospeso per Covid, ha portato a termine la stagione, ha fatto maturare quei ragazzi che poi sono diventati i protagonisti di un campionato straordinario. Ne parlavo qualche giorno fa con Enrico Giancarli al telefono e ci raccontavamo come i Barella, come i Giorginio, come tanti, lo stesso Chiesa, siano maturati proprio in quest'anno di difficoltà per la vita di tutti i giorni e siano diventati poi protagonisti indiscussi di quell'Europeo che abbiamo vinto. Bene, noi racconteremo che l'Italia ha persone importanti, persone che sanno far bene le cose e al di là dello sport è nella vita che queste persone possono rappresentare un po' delle guide e dei riferimenti per tutti noi, soprattutto per i giovani che oggi hanno bisogno di punti di riferimento importanti per guardare avanti verso un futuro che in qualche modo viene dipinto sempre molto negativo. Grazie a Leopoldo Gasbaro, dunque seguiremo con attenzione questo importante evento questa sera alle ore 21.